I resent a little bit when it's posed in that way of that it must have been had a negative impact on my life because I don't feel that way at all. It's had such a positive impact on who I am and has enriched my life and my childhood in so many ways. I think I was 9 years old and I got to live in Mexico City for 5 months and experience that culture and get to meet people and know people that I never would have and carry those experiences with me throughout my life. When I was 14, I got to live in Hong Kong for 3 months and do the same. And I don't know a lot of people who can say that about their lives. And so I've always felt so grateful for those experiences. And I got to, do what I love to do and find what I'm passionate about at such a young age and start that journey at a young age to get to have more years of it. And I'm just feel so thankful for that. And I'm lucky I have an amazing family and friends who are in this business and friends who are not in this business who keep me balanced and make me the person that I am. And I also don't really think about it too much. I just live my life and I am who I am and it's kind of. E in un certo senso mi risento un pochino quando mi viene posta questa cosa come se per forza la fama debba aver avuto un impatto negativo sulla mia vita, perché invece così non è stato, l'ha avuto invece positivo, mi ha arricchito, ha arricchito la mia vita, ha arricchito la mia infanzia. Se pensiamo che all'età di 9 anni ho avuto l'opportunità di vivere per 5 mesi a Mexico City, conoscere una cultura diversa, conoscere luoghi diversi, conoscere persone diverse che probabilmente diversamente non avrei mai incontrato, oppure che a 14 anni ho passato 3 mesi della mia vita a Hong Kong e anche lì ho avuto modo di conoscere un mondo completamente diverso. Non so quanto siano le persone che in realtà possano affermare la stessa cosa, quindi io non posso che sentirmi grata di tutto questo perché ho avuto l'opportunità di realizzare, di esprimere, di perseguire la mia passione da un'età così giovane e appunto questo mi ha dato l'opportunità, mi dà l'opportunità di poter vivere la mia passione per un numero maggiore di anni. Sono grata e ringrazio per tutto questo. E poi devo dire, ho una famiglia meravigliosa, ho degli amici fantastici, sia nell'ambiente, sia nel settore che al di fuori, che mi tengono in equilibrio, che mi fanno mantenere l'equilibrio, anche perché io poi non è che sto tutti i giorni a pensare di essere un'attrice famosa, vivo la mia vita, la vivo in una maniera normale e comune. Mai come in questo caso è importante partecipare e non vincere, no? Parliamo naturalmente del concorso del film. E anche chiederti ovviamente come ti sei calata in questo personaggio così particolare. Interpretare una ragazza autistica, insomma, non è una cosa che capita tutti i giorni. Grazie. Right. I don't think any playing any character it's always a challenge in one way or another. So I didn't I tried not to see Wendy as any more challenging as someone else because I think that Wendy, she is a character who has autism, but it's actually a small part of who she is. And I think that's what I loved about the film and loved about the character so much is that we see this difficulty and the way it affects her life, but we also see the way that she overcomes it and the way that she rebels against it and pushes herself. And I loved that so much. And we get to see so many things about her. We get to see her love of Star Trek, her love of writing, and her journey to Los Angeles to deliver the script. So I loved all of those things, and I didn't really think about her as a character with autism. I just thought of her as Wendy, and the script is so well written, and there were so many details already in there that helped me and guided me through the film and kind of helped me find a way into her. Ma io in realtà non penso che interpretare Wendy, interpretare questo personaggio sia stata una sfida maggiore rispetto a interpretare un qualsiasi altro personaggio. Comunque per me interpretare un personaggio rappresenta una sfida e io quindi non l'ho vista in una maniera diversa rispetto agli altri personaggi. È sì una ragazza affetta da autismo, ma questo non è tutto.
quello che ha a che vedere, a che fare con Wendy. C'è molto molto di più ed è questo quello che mi è piaciuto moltissimo di questo film e di questa, e di questo personaggio. Noi vediamo le sue difficoltà, vediamo come queste difficoltà influenzano la sua vita, ma vediamo anche come lei riesce a superarle, come si ribella contro determinate difficoltà e come spinge se stessa cercando di andare più in là, di andare oltre. E questo è quello che mi è piaciuto moltissimo. Vediamo il suo amore per Star Trek, vediamo il suo viaggio verso Los Angeles per andare a consegnare questa sceneggiatura e la vediamo affrontare tutta una serie di questioni e di problemi. Quindi non è soltanto questo di Wendy, c'è molto, ma molto di più, non è soltanto l'autismo. Tra l'altro la sceneggiatura era così veramente scritta molto molto bene, piena di tanti dettagli che mi hanno aiutato a calarmi nel personaggio per poter raccontare questo film.